Seguiamo questa settimana un avvenimento a taglio di Po che vede ogni anno il 27 gennaio tutta una popolazione coinvolta. La celebrazione con la processione del fatto miracoloso, la guarigione dal vaiolo nero nel 1887 per intercessione della Vergine. È festa grande per taglio di Po e noi vogliamo seguire la devozione e la partecipazione di questa terra polesana. But I don't care, I want you to stay. Just to hold me and tell me you'll be here to love me today. Children are dancing, the gamblers are chancing. Manifestazione per eccellenza dei tagliolesi, cioè noi abbiamo come patrono San Francesco, ci sono anche feste civili importanti, però questa espressione nei confronti della Madonna è veramente da parte dei tagliolesi una cosa molto partecipata, per cui è la festa più importante del paese. Un semplice pensiero che ci aiuti a comprendere
quel senso di questa manifestazione che abbiamo vissuto. Siamo qui a fare memoria di un evento accaduto 123 anni fa, quando in questa comunità imperversava una grande minaccia di morte. L'invocazione e l'affidamento alla Beata Vergine Maria proteggeva la comunità polesana da questo flagello. È la fede che ha spinto la comunità di allora a non rassegnarsi all'ineluttabilità del contagio in atto, ma di ricorrere con la preghiera a Maria, come a colei, Madonna della Salute, diventata poi Madonna del Vaiolo, come colei che poteva allontanare il temuto pericolo. E questo evento è stato riconosciuto frutto della benevola azione della Vergine Maria. Anche noi allora oggi ricorriamo alla preghiera a Maria. Sotto la tua protezione troviamo riparo, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le nostre preghiere che ti rivolgiamo nelle nostre prove e necessità. Il ricorso all'invocazione a Maria è credere che lei si può prendere cura della nostra vita, che tutto il nostro sapere, il nostro potere, il nostro agire è in stretta collaborazione con la sua azione di grazia. In un tempo in cui prevale il senso che tutto ci è dovuto, anche la fede ne subisce l'influsso negativo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, Padre della luce, che nel suo Figlio nato dalla Vergine Maria ci ha aperto i tesori nascosti nei secoli per la grazia dello Spirito Santo, vi doni salute, serenità e sapienza. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. I just have to hear those sweet words spoken like a melody.